avete il Signore lungo il percorso dalla sacrestia qui? Questa parola appartiene alla lettera di Giuda, versetto 20. Costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Signore suggerisce di costruire il nostro edificio spirituale, la nostra vita nuova, sulla nostra santissima fede. Quando le fondamenta sono inclinate, l'edificio non è solido. Ed oggi la fede nostra è attaccata alla radice. Ecco perché dobbiamo purificare da infiltrazioni estranee la nostra santissima fede, perché sia costruita bene la nostra vita spirituale, ossia quella vita che è l'espressione della vita stessa di Cristo in noi, che è l'espressione di quel Cristo che vive e deve vivere in ogni uomo, di quel Cristo che si incarna e si deve incarnare in ciascun uomo perché l'uomo possa essere figlio di Dio e salvarsi. Ecco perché dobbiamo purificare la nostra santissima fede, che spesso è inquinata, incrinata, attaccata, sia in basso sia in alto, da tante dottrine false e da tanti modi di agire falsi, perché è nella verità che deve poggiare la fede, e quanto più grande pure la fede, tanto più grande è quella vita che è espressione della vita di Dio in noi. Perché la fede è partecipazione alla vita di Cristo, cioè alla filiazione divina, perché è proprio nella fede che noi partecipiamo dalla visione del Figlio verso il Padre. E attraverso la fede che noi, entrando in Cristo, siamo proiettati verso il Padre, pros non teon, sorgente di luce e di vita. Di qui l'importanza della fede come credo nostro, ma della fede come pratica nostra, cioè l'ortodossia e l'ortoprassia improntate sulla fede sono necessari per una vita cristiana in pieno. Ecco perché dobbiamo oggi pregare in questo momento di purificazione, pregare il Signore perché purifichi la nostra fede a livello di dottrina, purifica la nostra fede a livello di prassi. Come è inquinata la prassi? Molto facilmente inquinata, anche viene inquinata la dottrina, perché attraverso una prassi sbagliata che vengono minate le radici della dottrina. Chiediamo allo Spirito Santo, che è luce, allo Spirito Santo che è a servizio di Cristo Signore, che la nostra fede, sia come dottrina, sia come prassi, sia purificata da ogni elemento estraneo. Sia purificata a livello di dottrina dalle infiltrazioni di errori
ricorrenti, di errori che già noi troviamo nelle lettere paoline e nelle lettere di Giovanni. Tanti errori che sfuggono alla vostra, tante volte a noi, che siamo superficiali, ma non sfuggono ai tutori della fede. C'è un ritorno alla dottrina di Cerinto, alla dottrina gnostica, alla dottrina di Marcione, ossia vecchie dottrine che risorgono, a cui si aggiungono le dottrine della gnosi moderna che fa capo a quel grande movimento del New Age che attinge a tutte le religioni, soprattutto orientali, e sotto parvenze di verità, di dottrina, attinta dalle scritture, inocula il veleno che mina la fede in Cristo Signore, unico Salvatore. Noi dobbiamo essere molto attenti perché queste infiltrazioni si manifestano anche sotterraneamente, diciamo, nei nostri gruppi, senza che noi ce ne accorgiamo, e minano alla base la nostra fede pura in Cristo, Verbo di Dio incarnato, vero e unico Figlio di Dio, unico e vero Salvatore dell'uomo. Ma anche dobbiamo purificare la nostra fede a livello di prassi. Mescoliamo quello che è puro con l'impuro. Mescoliamo pratiche improntate alla fede con pratiche magiche o quasi magiche. Attenti allora a questo miscuglio che spesso succede in mezzo a noi e che non sfugge a chi osserva dall'alto. Dobbiamo purificare la nostra fede, attingendo alle fonti genuine della fede e sfrondando tutto ciò che noi abbiamo immagazzinato senza accorgersi, attingendo a maghi, fattucchieri, a modi di fare di persone strane a noi e anche lasciandoci influenzare da pratiche esoteriche, magiche e di medicine alternative che si infiltrano anche in noi e inquinano il nostro retto modo di agire. Chiediamo al Signore la purificazione di ogni superstizione, anche in mezzo a noi la piaga della superstizione è nota e si è infiltrata. La piaga di credenze magiche, di credenze esoteriche che condizionano il nostro agire. C'è tanto e tanta zavorra in mezzo a noi che soltanto il Signore può manifestarci e soltanto può chi è in alto vedere in profondità, perché camminando in basso è difficile scorgere queste infiltrazioni e questi inquinamenti. Però preghiamo il Signore perché questa mattina lo Spirito Santo, che è Spirito di verità, scende dentro di noi, nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi, nell'ambiente in cui viviamo, in modo che sia sfrondata la nostra vita da credenze estranee, sia sfrondata la nostra vita da prassi estranee, e che la nostra purissima fede risplenda, la purissima fede su cui deve essere edificato il santo e spirituale nostro edificio, che è la vita di Cristo in noi. Spirito Santo, vieni, illuminaci questa mattina e la verità brilli dentro di noi. Inculca, o Spirito Santo di Dio, quella fede trasmessa dagli apostoli, quella fede che giace lì nelle scritture, che ci viene interpretata dal Magistero della Chiesa,
fa che noi aderiamo fermamente ai principi della fede senza tentennamenti, ma concedi anche a noi, o Spirito Santo, di sfrondare tutto ciò che è di questo mondo e non viene dall'alto, non viene da Dio. Ogni albero che il Padre mio non ha piantato sarà sradicato. Signore, purifica da sterpi e pruni il campo che tu ti sei coltivato, la vigna che appartiene a te, perché di è il frutto buono, il frutto a tempo opportuno. Vieni, o Spirito Santo, su di noi, vieni sulle nostre famiglie, vieni, o Spirito Santo, e purifica la nostra dottrina cristiana, purifica la nostra prassi cristiana, perché noi possiamo praticare la fede e mostrarci al mondo come cristiani maturi, come cristiani risplendenti di luce, come cristiani ineccepibili nella dottrina e nella prassi. Spirito Santo, vieni. Tu eri un manuscio, l'urimu canuscia monta, ieri agaio derume. Spirito Santo, vieni, illumina la nostra mente, scendi dentro il nostro cuore. Spirito Santo, vieni. Io li lo annuncio meno io, ma un'anima laia nello arana. Attingete le acque alle sorgenti della vita, alle sorgenti del Salvatore, e dal petto di Cristo che sgorga l'acqua viva, l'acqua della verità, lo Spirito Santo che illumina ogni uomo che viene in questo mondo perché porta la luce di Cristo. O Spirito Santo, vieni, vieni e illumina la nostra vita. Porta la luce di Cristo che illumina le tenebre e le dirada. Spirito Santo, vieni, investi il nostro cuore, perché noi possiamo praticare la nostra fede, la nostra santissima fede, nella purezza degli atteggiamenti, nella purezza di tutto ciò che appartiene alla pratica della fede. Spirito Santo, vieni e purifica la mente, purifica il cuore, purifica la prassi della nostra vita. Spirito Santo, vieni e lava tutto. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. E i farisei e gli scribi gli mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano. E là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, e mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi, e portate il vitello grasso, ammazzatelo, e mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era perduto ed è tornato in vita. E al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze e chiamò un servo e gli domandasse che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Ed egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio è ritornato e ha divorato tutti i tuoi averi con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Scusate un attimo, c'è una tipo da spostare urgentemente, targata AL 68 67 65. È la più bella parabola del Vangelo, la più toccante, che può essere letta in diverse chiavi. La chiave di lettura che io uso questa mattina per farci entrare come per uno squarcio nel mistero della parabola è la chiave che porta direttamente alla figura del padre. È la parabola che noi chiamiamo del figlio il prodigo. L'attenzione è fissata sul figlio prodigo, sul figlio minore. Ma in realtà Gesù proietta davanti ai nostri occhi la figura del padre, per cui più opportunamente questa parabola è la parabola della gioia di Dio, che del resto si allinea alle altre due parabole che troviamo nel medesimo capitolo di Luca e che sono presentate da Gesù per esprimere la gioia di Dio quando uno si converte. Per cui la luce è proiettata sulla figura di Dio che gioisce per la salvezza dell'uomo. Allora mettiamo un momento da parte la figura del figlio minore e del figlio maggiore, che però bisogna così per un momento inquadrare, perché il loro comportamento
illumina la figura del Padre e mette in risalto la bontà del Padre. Questo è figlio maggiore che serve il suo padre come uno che attende l'eredità dal padre e fedele alla casa e attaccato alla casa, attaccato al terreno, attaccato agli averi del padre più che al padre. Ma il figlio minore non era meno. Noi sogliamo guardare con una certa simpatia il figlio minore perché ci ritroviamo in lui, perché anche noi abbiamo lasciato la casa paterna, siamo andati nella casa del peccato, nel luogo del peccato, e poi come il figliol prodigo, colpiti dalla grazia, siamo tornati alla casa del Padre. Per cui rivedendoci un po' tutti nel figlio minore troviamo una certa simpatia per questo figlio minore che ritorna alla casa di suo padre. Però lasciatemelo dire, questo figlio minore era una canaglia autentica. Perché era una canaglia autentica? Non perché si divertiva prodigando tutti i suoi averi con le prostitute e con le gozzoviglie, no. Ma è una canaglia nel suo rapportarsi al padre, più che il figlio maggiore. Un'autentica canaglia, cattivo. Perché se osservate la parabola, qui dice che questo figlio minore si presenta al padre e gli dice: dammi la parte del patrimonio che mi spetta, cioè fa testamento, chiedi il testamento al padre e in anticipo chiede l'eredità. Per lui il padre è morto, non esiste. Per lui il padre ormai è trapassato, vuole la morte del padre, anticipa la morte del padre, cancella il volto, la figura del padre dalla sua vita e vuole soltanto metà del patrimonio del padre che gli spetta. Qui è la perversità del figlio minore. In nessun popolo, in nessuna civiltà troviamo un uomo che dice al padre: fa testamento e dammi quello che mi spetta, tu per me non esisti più. E mette in esecuzione tutto quanto aveva progettato quando il padre gli dà la metà del patrimonio. Se lo vende, se lo svende, patrimonio era in terra, era il patrimonio di quei tempi, non era denaro, lo converte in denaro liquido, lo svende. Poco curandosi di suo padre per lui è morto. Qui è il grande peccato del figlio minore, la morte del padre, la morte di Dio. Peccato che non ha fatto il figlio maggiore. Lui ha un altro peccato,
il peccato del non amore, il peccato della scelta dei beni terreni, più che del volto del Padre, ma non vuole la morte del Padre. Il Padre è tuttora vivo, coltiva i beni del Padre. Invece il figlio minore, che è una canaglia, vuole la morte del Padre. Cioè, in pratica, il Padre è morto. Non esiste più. Ed è la figura dell'uomo che vuole la morte di Dio. Dio non esiste più e si allontana da Dio. Si allontana dalla casa paterna perché quel padre non esiste più. Adesso esiste il patrimonio del padre, ma il padre per lui non conta più. Questo è il grande peccato del figlio minore. Ed è in questo figlio minore che noi ci ritroviamo quando dichiariamo la morte di Dio, quando Dio non esiste più. Esistono i beni di Dio che noi prendiamo per conto nostro e che poi usiamo per conto nostro, dimenticando che quel Dio che ce le ha date è vivo. Per noi è morto, ma lui è vivo. Ma non era su questa linea che volevo condurvi. Vi dicevo che non ci interessa per il momento né il figlio maggiore né il figlio minore in cui tutti ci troviamo, ma ci interessa la figura centrale del Padre. In se stesso e nella relazione col figlio maggiore e col figlio minore. Questo Padre che possiamo noi sottoporre a una critica umana spietata. Perché? Perché non conosciamo Dio. Un Padre criticabile alla nostra maniera umana. Perché? Perché non lo conosciamo. Bisogna conoscere Dio per accettare Dio così com'è. Tante volte noi ci adiriamo contro Dio perché Egli è ingiusto, perché Egli non fa le cose giuste, ci tratta male. Quante improperi contro Dio, quante bestemmie contro Dio. Quante volte noi tacciamo Dio di insensibilità, di ingiustizia, di noncuranza dell'uomo, quasi che Dio sia morto, che non interviene a nostro favore. Ma Dio è vivo, e che noi non comprendiamo Dio, e per questo che dichiariamo Dio assente o ingiusto o cattivo. Perché non conosciamo Dio. È il Dio vero, è il Dio del Vangelo, il Dio che ci presenta Gesù, l'unico vero rivelatore del Padre. Perché noi possiamo immaginare Dio con la nostra ragione, possiamo farci una figura di Dio razionale, ma chi mai ha visto Dio, dice la Scrittura, lo dice Gesù, nessuno mai l'ha visto, nessuno mai sa chi è Dio, se non colui che era nel cielo ed è sceso dal cielo. Nessuno degli uomini è asceso al cielo e ha visto il volto di Dio, tranne il Figlio di Dio, che è nel grembo del Padre, conosce il Padre e Lui lo rivela agli uomini. E allora il vero Dio è quello che ci viene descritto
da Gesù, l'unico che conosce il Padre, perché è nel grembo del Padre, nasce dal Padre ed è pros tontion, cioè è verso Dio, cioè di fronte a Dio, guarda sempre Dio e dice agli uomini chi è Dio. Soltanto il Verbo di Dio, che è di fronte a Dio, può dire agli uomini, lui che è la parola, chi è Dio suo Padre. Tutte le altre nozioni nostre, tutte le altre fabbricazioni nostre sono fallaci. Ed è bene che questo noi lo ribadiamo. Tutte quelle che dicono i filosofi, tutte quelle che vorrebbero dire alle volte i teologi, tutti quelli che vogliono dire gli scienziati, i maestri di dottrina, i fondatori di religioni vecchie e nuove, sono tutte falsità. Tutte le altre definizioni di Dio in voga oggi, l'energia cosmica, l'energia vitale, sono tutte fandonie. Dio è il Dio del Signore nostro Gesù Cristo. Lui soltanto lo conosce. E lui soltanto può rivelarlo agli uomini. Questo dice Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni, che nessuno conosce Dio, nessuno l'ha mai visto, tranne il Figlio di Dio, che è sceso dal cielo e ce l'ha rivelato. E allora noi possiamo condannare Dio, questo Padre, perché ci siamo formati un'immagine di Dio alla maniera umana, mentre il vero Dio è quello che ci presenta Gesù. Ecco il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, quello del Vangelo di oggi. Questo è il vero Dio. La figura del Padre. Qui il discorso è lungo, noi non ci avventuriamo su questa figura del Padre. Il Padre è l'origine della vita, il Padre che non vuole perdere nulla di sé. Tutto quello che esce da Lui è Lui. Il Figlio maggiore ha origine da Lui. Il Figlio minore ha origine da Lui. Nel Figlio maggiore c'è Lui, nel Figlio minore c'è Lui. In tutti gli uomini c'è Lui, perché la creazione è una creazione filiale. Nel Figlio di Dio tutti siamo figli di Dio, perché in Cristo Figlio di Dio e per Lui Figlio di Dio sono state create tutte le cose, soprattutto l'uomo fatto d'immagine del Figlio. E allora il Padre nostro è colui che ha l'origine della vita, ha la vita in se stesso, e per questo non vuole perdere né il maggiore né il minore. Questo Padre che lascia partire il Figlio, qualunque padre terreno non avrebbe lasciato partire il Figlio. Un figlio che chiede il testamento, cioè la morte sua. Caro Padre, tu per me non esisti, tu sei morto per me, dammi quelle che mi spetta. Qualunque padre avrebbe preso a schiaffi il Figlio, vattene fuori. Qualunque padre. In tutte le religioni, in tutte le età, in tutte, diciamo, le civiltà,
un figlio che si comporta così col padre merita lo schiaffone. Però il Padre nostro è diverso dagli altri padri. Il Dio nostro è quello di Gesù, non è quello che noi possiamo immaginarci. Ecco come noi sbagliamo tante volte nel concepire Dio. Questo Padre che mette da parte l'offesa gravissima che gli fa il figlio minore quando vuole la sua morte e lo considera morto, nonostante che lo considera morto, egli è il vivente che dà il sostentamento al figlio e che tutela la libertà del figlio, il grande dono che Dio ha dato all'uomo, la libertà, è la perla preziosa che noi abbiamo, che non è data a nessuno. La perla preziosa che tu hai, fratello o sorella, è la libertà, non ce l'hanno gli angeli. La capacità di scegliere il bene e il male oggi non è degli angeli, i quali sono orientati al bene, non possono scegliere il male. Non ce l'hanno i diavoli, i quali vogliono il male, non possono volere il bene. Non ce l'hanno gli animali, i quali hanno l'istinto. Non ce l'hanno le piante, che vivono secondo un ordine stabilito da Dio. Non ce l'ha Dio stesso, la libertà di scegliere il bene e il male, perché lui è il bene. Soltanto l'uomo ha questa perla preziosa. L'uomo creato ens liberum. Questa è la definizione dell'uomo, l'essere libero. Che contraddistingue l'uomo e lo distingue da qualsiasi altra creatura e dal suo stesso creatore. L'essere libero. E il Padre rispetta questo dono grandissimo della libertà, che di breve durata, quanta è la vita dell'uomo. Poi l'uomo non sarà più libero, ma l'uomo finché vive sulla terra ha questo grande tesoro, la libertà. E Dio, messa a dura prova, rispetta la libertà dell'uomo. Dio crede all'uomo, deposita nel cuore dell'uomo la sua memoria, la sua immagine, il suo richiamo, perché l'uomo, anche lontano da lui, possa tornare a lui. Quel Dio morto per l'uomo è il Dio vivo. L'uomo può distruggerlo, ma Dio è vivo, è il vivente. Egli non soltanto ha messo la firma sotto ogni uomo, quando l'ho creato, sotto ogni suo progetto, perché ognuno di noi è progetto di Dio, ma ha messo se stesso dentro ciascuno di noi. Anche nel più grande dei peccatori, in fondo c'è Dio. C'è il Padre, come dice la Scrittura, Efesini 4, il Padre che è al di sopra di tutti, opera in tutti ed è in tutti. Del resto lo Spirito del Padre è in tutte le cose. Sapienza 11, perché tutta la creazione è filiale, è spirituale, cioè
la presenza dello Spirito di Dio, che amore è in tutte le cose, che hanno quasi un volto del Figlio, il riflesso del Figlio, perché tutte le cose sono state create per il Figlio Gesù e in vista del Figlio, non per le cose stesse, ma per il Figlio, e nel Figlio tutto è stato creato, perché il Figlio è totalizzante il desiderio del Padre. Tutto il Padre fa per il Figlio, e tutto ciò che esiste è per il Figlio. L'uomo può distruggere l'idea di Dio, ma questo Dio è in fondo al cuore dell'uomo, il Padre che è vivo in tutti, nonostante che l'uomo voglia la morte di Dio, distrugge Dio, Dio non si può distruggere. E questa è una grande verità. Andiamo ad altra, a un'altra canagliata del Figlio minore, il quale ha sperperato i suoi beni. Qui il Figlio, quando è colpito dalla grazia di Dio, dal ricordo del Padre, dal ricordo della casa, ancora non è pentito di quello che ha fatto. C'è una progressione nella conversione. In pratica, che cos'è che determina il ritorno del Figlio? La fame, la fame. Se non avesse avuto fame, non sarebbe tornato, era fame. La penuria, di non aver più nulla, è per questo che lui pensa alla casa del Padre. Nella casa di mio Padre c'è abbondanza di beni, i servi mangiano, bevono, anch'io mangiavo e bevevo, ma io qui sono ridotto alla fame, mentre gli ultimi nella casa di mio Padre mangiano e bevono. Ritornerò da mio Padre, ma come lo persuaderò? Gli dirò: se non sono degno di te, non sono degno del cielo, non sono degno di nulla. Lui avrà compassione di me, ma io così mangerò. È la fame che lo porta. Se non avesse avuto fame, non sarebbe tornato. Ma Dio si serve della fame e gioca con l'uomo. A poco matura in questo Figlio prodigo il ricordo del Padre. Egli parte dalla fame, ma poi cresce in lui il ricordo di suo Padre, la gioia di suo Padre, la bellezza della casa paterna, lo stato di grazia in cui si trovava. Per cui c'è una progressione nella conversione. È un punto importante per noi. Il Padre avrebbe potuto dire: ah, ora che sei affamato, torni. Niente affatto. Prima devi ritrattare tutto quello che hai fatto e poi ne parleremo. Invece Dio consente all'uomo questo cammino e si contenta della fame del Figlio come inizio della conversione. Il Figlio minore parte dalla fame, cioè da un egoismo, per arrivare a Dio. È il cammino lungo della conversione. Andrò da mio Padre
gli dirò: peccato contro di te e contro il cielo, non sono degno. Tutte considerazioni che vengono dopo, in un progresso di conversione, ma il movente principale è la fame. Non è il ricordo di suo padre, non è la nostalgia della casa paterna, ma è l'interesse personale. Era interessato prima a sperperare, adesso è interessato a sfamarsi. E Dio grande, misericordioso, si contenta del figlio che ha fame, perché vuole recuperare il figlio. E quella fame è l'inizio della salvezza. Qui ci sarebbe tanto da dire. Il tornaconto personale, che tante volte all'inizio della nostra conversione, l'amore nasce a poco, l'amore vero nasce in quel momento in cui il padre abbraccia il figlio, e allora che il figlio incomincia ad essere illuminato dal padre, ed è proprio nella casa paterna, quando il padre si prodiga per il figlio, che il figlio apprezza il padre, apre gli occhi alla bontà del padre e accetta l'anello del padre. L'anello del padre, che è il simbolo dell'unione del padre con il figlio e della reintegrazione del figlio nella pienezza dei suoi poteri come figlio di Dio. Qui vediamo la figura del padre, pieno di misericordia e d'amore, dove non c'è ombra di egoismo, perché Dio è amore. Dio mai rivendica il suo onore, la sua dignità, la sua figura di padre, perché Dio è donazione, Dio è amore. Non ha nulla per sé, c'è quasi la morte di Dio a se stesso per la vita dei figli. Questo è il nostro Dio. E qui non consideriamo il dolore di Dio. È un capitolo meraviglioso che non vogliamo neanche aprire. Il dolore di Dio. Il dolore infinito di Dio. Perché dove c'è l'amore, ivi c'è il dolore. L'amore produce gioia e produce dolore, massima gioia, massimo dolore. Non c'è dolore più grande del dolore di Dio. E siamo nel falso quando noi crediamo Dio beatissimo. È vivo e ama, e il diamante e chi ama ha il dolore quando ciò che ama gli viene meno. Il dolore di Dio è infinito quanto il dolore di Cristo. Colei che si avvicina al dolore infinito di Dio è Maria, quando perde il figlio e perde gli uomini sui figli. Quanto più uno si avvicina a Dio, tanto più si avvicina alla fonte della gioia e del dolore. Ma non vogliamo proseguire su questo capitolo. Ma sappiamo questo, che questo nostro Padre è il Padre del dolore infinito. Noi lo immaginiamo della gioia infinita, sì, della gioia e del dolore infinito. Questo è il nostro Padre, colui che tante volte noi crediamo insensibile ai nostri problemi, alle nostre disgrazie. Lui ci compatisce, patisce con noi,
come patisce con il figlio che muore, come muore spiritualmente col figlio là sulla croce, e muore con ciascuno di noi nel suo infinito amore, perché dove c'è l'amore ivi c'è il dolore. E qui ci fermiamo, guardiamo questa figura meravigliosa del Padre, che trova la gioia nell'abbracciare il figlio, ma che nasconde il grande dolore per la perdita del figlio, per l'incomprensione del figlio maggiore, che associa la gioia al dolore, perché il nostro Dio è un Dio vivo, non un Dio morto, un Dio sensibile al bene e al male, appunto perché è Dio. Amen. Abbiamo peccato contro il cielo e contro di te. Noi ci inginocchiamo ai tuoi piedi, non ti abbiamo capito. Ti abbiamo offeso, abbiamo voluto la tua morte, o Padre, senza comprendere. Ci siamo allontanati da te per le nostre vie, abbiamo sperperato il tuo patrimonio. E adesso vogliamo tornare a te. Abbiamo gustato le carrubbe e il pane del dolore, ma non ci siamo saziati del cibo dei porci, perché soltanto il cibo che proviene dalla tua mensa ci può saziare la verità e l'amore. Padre Santo, ci pigliamo davanti a te e vogliamo tornare a te, nostro Dio, sicuri di te, perché tu sei Padre, Padre buono, Padre vero, che come hai patito per me nella mia dipartita da te, così gioirai per me nel mio ritorno a te. Ed è per questo, Padre, che io voglio ritornare a te con tutto il cuore. Abbracciami, Padre, e lavami da tutte le mie colpe. Prepara un bagno per me, perché io sono abbrutito per tutto il fango che ho preso quando pascolavo i porci. Lavami, Padre, e mettimi il vestito nuovo, perché questi vestiti vecchi fanno schifo a me. Bagna mio Padre nell'acqua che sgorga proprio nella tua casa e riammettimi del numero dei tuoi figli, sebbene io sia indegno. Ammettimi a mangiare il vitello grasso che tu hai preparato, conservato per me. Padre Santo, abbi pietà di me, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, ma io adesso ti conosco chi sei, ti riconosco chi sei, sei mio Padre che mi ami. Oh,
Ecco, prima della preghiera leggiamo un testo di Osea che illumina anche il Vangelo. Come potrei trattarti al pari di Adima o di Zeboin? Il mio cuore si commuove dentro di me, le mie viscere fremono di compassione. Ecco, le viscere di Dio fremono di compassione. Cosa dice il Vangelo? Non dice: un padre aveva due figlie, ma comincia a dire: un uomo aveva due figlie. E una delicatezza, perché abbiamo i tratti paterni e materni di Dio, un uomo, cioè un generante aveva due figlie. In questo generante c'è il padre e la madre, perché Dio nelle scritture è un Dio padre con gli organi di madre. Sono figure umane, perché Dio è un atto puro di amore. Però Dio che si rivela come padre, si rivela come madre. E questo appunto è in quell'uomo, in quel generante che ha due figlie. I modi di agire di Dio sono quelli di una madre. Qui quasi il padre perde l'autorità. Contraddistingue questo padre l'amore. Il padre generante dalla vita, ma l'amore del padre è quello di una madre, secondo il modo di agire umano, che ha le viscere, l'intimo, l'utero commosso quando il figlio manca. È l'intimo della madre che si commuove, così è l'intimo di Dio, è il grembo di Dio dove abita il figlio, che si mette in movimento, perché nel grembo del figlio ci sono tutti gli altri figli. E allora chiediamo a questo padre, madre, di avere compassione di noi, compassione di tutte le nostre miserie, di tutte le nostre malattie spirituali, di tutte le malattie fisiche conseguenti a quelle spirituali, e imploriamo il suo sguardo su di noi e il suo muoversi. Chiediamo al padre che le sue viscere si muovano di compassione per noi. Dio Padre, noi ti preghiamo, preghiamo le tue viscere perché veramente si commuovano per ogni... Padre del cielo, che accogliesti il tuo figlio, il maggiore e il minore, accoglici. Questa mattina, e anche se per fame veniamo a te, soddisfa questa fame nel banchetto che tu hai preparato. E attraverso la fame sviluppa in noi il ricordo di te, l'amore per te, in modo che possiamo nell'amore per te e nel riconoscimento di te sedere al banchetto divino. Te lo domandiamo per Cristo tuo Figlio, nostro Signore. Amen. Il Figlio sperperò tutti i beni paterni. C'è un detto nella scrittura
dove il Signore esorta a redimere il peccato con l'elemosina. Io esorto vivamente questa mattina a redimere il peccato con l'elemosina. È un segno di distacco del denaro, un piccolo sacrificio che ha però un grande valore spirituale, perché redime dal peccato, se è fatto con amore, se è fatto per Dio, cancella il peccato. È uno dei cinque modi con cui viene rimesso il peccato, soprattutto la pena del peccato. E allora vi invito a dare l'elemosina. Chi ha peccato poco, dia poco. Chi ha peccato molto, dia un po' di più. E questo serve per il culto di Gesù in questo Tempio, serve per i poveri che bussano alle nostre porte, servono per la causa di Dio. E questa esortazione che vorrei farvi. Non annunciamo tanto le guarigioni, che pure ce ne sono, perché è meglio che le guarigioni vengano proclamate dalla persona beneficiaria della guarigione, è più bello. Per cui io responsabilizzo voi che avete ricevuto qualche grazia, già ce ne sono alcune che hanno ricevuto questa grazia, chi ha l'orecchio, chi ha il cuore, chi ha gli occhi. E chi è stato toccato nel cuore di dire grazie per conto vostro, senza che ci sia bisogno che queste grazie vengano preannunciate. È segno di maggiore maturità e anche per evitare inconvenienti che possono nascere dall'annuncio e dalla segnalazione delle guarigioni.